Ciao Raff! Ho provato a correggere un po' il filtro della mia webcam, però la M rimane bianca, non riesce a leggere. Provare con altri filtri. Però beh, lo sfondo dietro cambia un po' colore. Oggi facciamo il libro e pure la basetta, ragazzi. Ah, Raffa, una buona notizia, da qua intravedo che è venuta la stampa, poi dopo finito lo streaming controllo meglio, però da qua sembra che sia venuta. Sì, oggi veniamo l'arbitro, mancava il libro, no? E facciamo il metallo non metallo. Aggiungiamo ancora un po'. Perfetto. Facciamo metallo non metallo e il libro con la piuma e il campo, ok? E poi mi sa che gli rifaccio le punte di ferro alle scarpe. No, non si è sciolta al caldo, ha finito di sgocciolare sicuramente, dopo 4 giorni sta là appiccata al contrario. Però sembra sia venuta. Dopo, se è andato tutto a posto, mentre pulisco, metto in stampa l'altro. Allora. Sì, poi quando ho già scritto ho fatto... Oh, cavolo. Avevo in stampa un modellino. Allora. Libro. Libro facciamo cuoio. Cuoio rovinato, un po' simile a questi qui. Che abbiamo già fatto il cuoio delle fasce che tiene il scudo di chiudo la finestra, sennò non mi fa. Eccomi. Allora, dicevo,
il mio fedelissimo ventilatore che non mi devo abbandonare. Opla. Vai, e il cuoio qui penso che lo faccio un po' più scuro, giusto per differenziarlo dal libro, e la piuma. Quindi a noi chiamo dei pennelli un po' rovinati per fare un po' anche l'effetto rovinato. Vediamo, questo forse potrebbe andare, sì. Allora, a cappa. Colore del cuoio classico, partiamo con nero e marrone subito. Allora, si vede? Sì. Partiamo con nero e marrone. Ancora sembrano buoni questi, quindi sfruttiamoli. Partiamo da una base scura. Facciamo anche le cinte, perché le cinte per esempio le voglio lasciare così scure, mentre il libro poi tenderà un po' più al marroncino arancio. The Mac è freddissimo, è dalle 15 fa temporale, non mi frate con granina di dimensione e potenza assurda. Mamma mia, aspettavo che ho fatto due gocce, tanto per aumentare un po' di più l'afa, perché tanto faceva poco caldo. E basta. Ha messo pioggia il weekend. Speriamo di no. Allora, piano piano iniziamo ad aggiungere l'arancio. Un po' di rosso. Iniziamo con il pennellaccio un po' a texturizzare il tutto. È abbastanza liquido, quindi dovrebbe essere un po' più secco. Però intanto iniziamo così. Poi in caso rimetto un po' più di colore. Ok. Vediamo che si asciughi. Nel frattempo mi sa che prendo un po' di Skag Brown, se mi piace tanto lo Skag. Ok, facciamo Skag e un po' di Burnt Sienna. Asciughiamo. Che cosa doloroso usare il forno con questo caldo. Continuiamo a picchiettare con un pennellaccio. Più rovinata la punta meglio è. Ci aiuta a fare l'effetto. Ecco. Potremmo fare anche sul rossiccio questo libro, quindi una volta che è finito tutto abbiamo impostato le ombre, ci passiamo un glaze tutto. Ok. Ho detto una puntina di giallo. Se fa il cuoio consumato mi sarà utile per il mio pitturero vissuto. Sì. Decisamente. Cuoio vissuto è tutto picchiettato e poi con i vari tagli. È molto random la cosa, molto casuale. Comunque ormai c'è Karim che sa che non mi può fare più gli scherzi e non viene più in live. Ok.
Vedo. Ho offeso la sua persona. Picchiettiamo soprattutto su, insistiamo soprattutto, dico, sui bordi, perché è la parte dove si rovina prima il libro, giustamente. Comunque il fitto ovviamente ti fa effetto cuoio vissuto pure a te. Sì, è vero, è un po' opaco. Però almeno non è un po' meno sparaflesciata la mia faccia. Aggiungo sempre un po' più di giallo e una puntina di bianco man mano che schiarisco. Pennello sempre un pochino più asciutto. Mi concentro sugli angoli, sui bordi, effetto randomico più possibile. Anche se rimane un segno troppo bianco non c'è problema, perché poi volendo con un glaze sopra gli si ridà colore, però rimane comunque l'effetto più consumato. Allora, non puoi competere con la maglietta? Bellina la maglietta, troppo figa ti è venuta. Mi piace veramente un sacco. Ho rosicato per le foto oggi, guarda, ti giuro. E dopo semmai ti mando un video di come forse si può correggere. Domanda, ma tu la lampada tipo questa qua, non so se ce l'hai? Portatile? Cioè che puoi mettere lì per fare le foto? O hai solo quella lì magnetica che attacchi al... Che attacchi al box. Ok. Eventualmente potresti usare quella. Insisto con il bianco. Fare qualche graffietto. Certo, con un pennello più piccolo sarebbe stato meglio, però pigra. Lo facciamo con questo prima volta. Volevo provare infatti a fare la foto fuori dalla box usando la lampada per dipingere, ma non so come coprire lo sfondo. La tua box non si può aprire, vero? Non è di quelle componibili. Perché se si può scomporre, in realtà ce la potresti fare. Perché ti rubi solamente lo sfondo che hai appoggiato dietro. Ok,
Ok, ora andiamo a fare. Sì, è richiudibile, anzi, è cartaccia su stessa. Allora, sai che dovresti fare? Dovresti prenderti lo sfondo che hai dietro, quello lì blu. E lei la box art. E la. Sì, la box art, la box. Che traffico lo so. Io, guarda, dopo quanti anni è? Uno pieno, anzi due, dai. Ho deciso sotto consiglio di Elwi di mandare al diavolo la lightbox e ho il ring, la Canon attaccata lì davanti e decisamente meglio quello. Sono spettacolari, però decisamente migliori rispetto a prima. È una rottura di scatole, però quello che ho notato è che la lightbox praticamente ti uccide la luce soffusa, se vogliamo dirla in maniera ignorante, per farci capire. Spero non ci siano guide del a sentirmi, perché sennò mi fanno un cazziatone e non finisce mai. Il tempo che ti ho fatto perdere, il tempo dell'allestimento, ci abbiamo perso il segreto. Lo so, vabbè, però. Soprattutto se fai un contest online, è importante fare bene la foto. Quindi, tocca impegnarsi. Come sfondi, hai detto, hai anche il bianco, no? Non hai solo il blu, giusto? Perché una cosa che ho notato, perché anch'io ho gli sfondi colorati. Che il blu sul blu non viene troppo bene. Infatti, tipo il mio cap è migliore la foto con lo sfondo nero che con lo sfondo blu. Il verde, per esempio, è buono per il bianco, scusa, è buono per le miniature verdi, perché lo fa proprio spiccare. Il verde invece il nero lo spegne. E ci ho fatto caso con quello dell'Artisan Guild che ho dipinto l'altro giorno. E che altro? Nero va bene un po' su tutto in linea generale. Col bianco dimora l'effetto acqua, infatti bisogna farlo con il blu, con il nero. Con il nero viene bene, perché io l'ho vista un sacco di foto con l'effetto come c'hai te, molto trasparente, e con lo sfondo nero. E si vede proprio praticamente il bordino bianco praticamente del riflesso dell'acqua della lampada. E si vede proprio bene. Qui sto andando a schiarire un po' di più i bordini. Sempre effetti molto pennellate, molto casuali. I bordini ovviamente sono i lati, sempre quelli più consumati. Poi ovviamente le pennellate devono essere tutte dall'interno verso l'esterno, altrimenti abbiamo la parte più spessa della pennellata verso l'interno e non va bene. Deve esserci quella più interna. Deve esserci, scusate, quella più sottile dentro.
Mi metto con calma allora con l'allestimento fuori dalla box con lo sfondo nero. Sì, dai, ci proviamo. Poi tu che telefono avevi detto che avevi? Perché ce l'hai quell'opzione che clicchi per mettere a fuoco e ti dà per abbassare la luminosità, giusto? Dimmi di sì, ti prego. Sì, ah, perfetto, perfetto, allora sei l'iPhone. Perfettissimo. Perché la cosa che mi dispiaceva, soprattutto per la prima foto che hai mandato, quella di profilo, è che comunque è tanto illuminato sopra, però ti si mangia tutti i dettagli sotto e non si vedono bene. Poi ti mando un video di proprio come c'ho io la postazione. Ho provato anche con una compatta camera, anche a me impostazioni che non so usare. Vabbè, quello meglio smadonnarci in un altro momento. Però vediamo se si riesce un attimo a risolvere con l'iPhone. Faccio vedere bene l'angolazione. Figurati. Faccio vedere bene l'angolazione di come va la lampada, ok? Perché quello è fondamentale. Poi dici perché ti vengono meglio le foto dei whip che metti sulle storie rispetto a quelle finali? Perché le finali ancora mi devo un attimo organizzare bene. Mentre i whip li faccio con questa lampada qui con cui dipingo e ho la miniatura che la prendo a 45 gradi di fronte e un po' laterale. Quindi comunque è tutto illuminato, tutto il dettaglio è illuminato. Quindi sì, dopo ti faccio vedere bene l'inclinazione. Qui ho aggiunto una puntina di giallo. Così abbiamo, diciamo, distinto i due tipi di cuoio, altrimenti sarebbero stati troppo uguali. A me, per esempio, piace tantissimo fare il cuoio rovinato. E i libri, le cinture. Li metti lì, piano piano. Fai tutti i bordini, aggiungi il bianco è importante qui perché desatura, quando una cosa è consunta è desaturata, quindi il bianco aggiunge proprio quell'effetto di consumato, è quasi più faticoso fare le foto e dipingere, sì, è bellissimo il fatto che rende più vivo l'oggetto. Concordo. Poi, come ho detto prima, non impauritevi se vi finisce troppo bianco, no? Vedete, oddio, esagerato, perché tanto quello ci puoi passare un glaze sopra, tranquillo proprio, e riprende il colore del colore che ci hai passato, però hai l'effetto più chiaro sotto. Più sono casuali le pennellate, e meglio è. Ora a parte i bordini. Ok. Un po' di glaze arancione qua. Per pure un po' il bianco che ho esagerato.
Ok. Sulla casualità del pennello va bene. Guarda, io per dirti ho usato questo pennello qua che è un 1 consumato, un 1 vecchio, rispetto a un 1 nuovo, te lo prendo. Qual è la differenza? Quindi è perfetto quando è così. Di solito me ne tengo sempre un paio, quando vedo che iniziano a prendere una forma un po' strana li conservo. Anche questo può rimanere utile perché è più sottile, però è tutta spennacchiata. E possono servire insomma per fare un po' di texture. Per dirti anche questi. Li conservo il più possibile, poi vedo se mi capitano uguali, insomma uno dei due poi lo butto. Ok, allora facciamo la piuma. Piumina rossa. Anzi, blu. Piumina blu come le scarpe. Con il calamaglietto. Troppo figa sta miniatura, amore. Non sono inguardabili, sono un sacco utili. Hai presente? No, punti di vista. E piumine, piano piano. Siamo i bambini. Aggiungiamo anche un po' di bianco. Bellissima, sì, veramente stile. Eurico? Favolosi. Ah, un tocco. Ok, non ero riuscita a tradurre. Grazie. Poi sì, comunque miniature GV si prestano molto bene. E diciamo sono quelle che riesco a dipingere meglio e diciamo immedesimarmici di più. Anche per questo mi piacciono quelle di Artisan Guild, perché un po' me lo ricordano. Chi va al cielo? Tranquilla, tranquilla. Ah, ok, mi guardi senza tastiera. Ok, ho capito. Allora, adesso facciamo. Iniziamo la parte divertente. Ok, allora qui un po' si può aumentare il contrasto del consumato. Perché un po' si è spento. Quindi, volendo, aggiungiamo un po' di bianco. Possiamo provare ad accentuarlo un altro po'. Poi più è marcato, meglio è. Ok. Perfetto. È una piuma. È la piuma col calamaglietto. Perché praticamente mi sa qua dentro scrive, non so che cosa. Allora, iniziamo. Iniziamo. Iniziamo con l'argento, quindi bianco e nero.
Sì. E ci ho messo un po' per capirla, perché vedevo sta boccetta, ho visto la prima e ho detto, ah, ok, anche la maglietta. Non era molto intuitiva come cosa. Allora, iniziamo con un grigio scuro. Iniziamo. Facciamo metallo non metallo, quindi ci schicciamo. Si vede, sì. Ci schiacciamo tutte le luci dove le vogliamo. Ok. Questo qua dentro. E questo qua. E lì puoi scrivere i nomi dei morti sul capo. Probabile. Allora, senza sciacquare il pennello, aggiungo un altro po' di bianco. E vado ulteriormente a schiarire. Sto andando col pennello praticamente di piatto. Non di punta. Devo cercare di fare le righe più dritte possibili. Ma dobbiamo fare la stessa cosa anche qua dentro. Più o meno. Ok. Adesso invece devo prendere il pennello 0. Ci contorniamo la serratura. Facciamo un grigio scuro. Ciao Matti, come va? Grande. Sei arrivato sul più bello, metallo non metallo. Abbiamo fatto il libro, poi ho consumato. Sto giusto che vedendo, oh, ma quando vai in live? Ah, non te l'ho detto, Sara. Sì, oggi abbiamo fatto il notturno. Mi ha detto che ti ha rifatto male al dito. Ciao Sara! Sì, in realtà è questo indice qua, ma sotto lo smalto ho l'unghia nera. Non si vede. Io fammi lasciare lo smalto perché almeno facciamo gli ignorri. Ora lo sistemiamo, sistemiamo queste luci ombre. E l'ho sparato un po' di più. Ma li possiamo sempre riattenuare.
lasciare il pennello. Allora, aggiungiamo un po' di nero. Ma allora facciamo questo incontro scolastico, andiamo tutti i giorni. Ma con Midara è finito? No, devo montare gli altri pezzi. Però prima devo finire la commissione dell'Horcrux. Sì, la gita prima o poi tocca farla, solo che io non posso venire al Modena Play. Quindi toccherà riorganizzare. Sistemare. Allora, un po' troppo simmetrico. Metallo metallo in queste parti così, diciamo, piatte. È un po' sondato, però in realtà è piatto, è un po' più difficile da fare. Ma non volevi andare di venerdì? Sì, ma siccome mi hanno messo il battesimo sabato, praticamente non so nemmeno se riesco ad andare a quel battesimo, dato che ho l'esame lunedì. E non posso praticamente andare all'esame senza aver ripetuto negli ultimi 3 giorni. Infatti non so nemmeno se ci andrò al battesimo, dato che sta a finale, perché sarebbe sabato pomeriggio e comunque non avrei né sabato e né domenica per ripetere. L'esame è lunedì, quindi comunque sia sempre una rogna. Fosse stato solo il Modena Play, avrei detto sì, però. Se poi mi muovo per uno, mi devo muovere per l'altro, e allora tutto online. Oh, molto meglio così. Sì, sfighissimo weekend, proprio sì. E poi sai, dici, vabbè, comunque qua vicino si può pure fa, però tutte quelle ore di macchina, anche perché il battesimo sarebbe a finale Ligure, quindi non penso di riuscire. Oh, ecco il nostro lucchettino metallo non metallo. Vego sound. Ok. Sì, sono 5 ore rotti di auto. Poi lei dice, vabbè, ripeto, quando ho finito, quando sono ritornata, avevo 5 ore di auto. Allora, adesso facciamo la parte in oro. Intanto pubblichiamo la fotina.
Allora, per l'oro, palette marrone, arancio, giallo e bianco. Io mi ero fatto Torino-Roma in auto 6 ore. No, Torino-Roma io ci ho messo 4 ore e 20. Ti ho battuto. Poi il bello è che mi sono fatta Roma-Torino, perché devo portare i pezzi da concorso a una mia amica che sta a Torino, che doveva portarli a Lione. E tempo di prendere un caffè, due chiacchiere, tipo 20 minuti di chiacchiere, e di nuovo Torino-Roma. La sciatica, che te lo dico a fare. Volevo morire, mi stavo contorcendo tutta. Fortuna che c'avevo la macchina col... no, col pilota automatico, quando c'hai... imposti la velocità e va da sola, no? E quella velocità è stata una salvata. Allora, partiamo con il marrone. La maglietta, qui lo facciamo dorato. Se organizzi il giorno della pittura a Roma potremmo fare follia. Eh sì, devo trovare il posto. Perché qui a studio non ci entriamo. Oddio, volendo sì. Devo mettere il tavolo di là in salotto, sì. Entriamo dopo. Ma so, dovuto passare lì per 130 orari per evitare multe che non sapeva nessuno della mia fuga. Guarda, considera che io mi feci tutta la tratta Torino-Firenze, pure un po' più giù di Firenze. C'era pure una cavolo di golf davanti a me, stavano tipo 2,20, una cosa simile. E sono passati ormai 4 anni e non è arrivata nessuna multa, quindi secondo me quei autovelox non funzionano. Ciao Muscio, ciao ragazzi, ciao Darsh, bentornato tra noi. Ti sei goduto le vacanze, eh? Mi sa che hai fatto giusto in tempo, perché stavo risentendo Speranza e dice che se non ci sbrighiamo a fare i vaccini, agosto lockdown, yeah. Proprio quando devo andare in vacanza io. Ho problemi con niente, non so quanto reggere. Non ho le vacanze e non funziona più niente. Gli operatori ne hanno approfittato, hanno visto che non stavi sfruttando la rete e quindi ti hanno abbassato tutto. Dai, ci andate in vacanza anche con la rete. Ho fatto Pavia Loano 160, giusto sto sabato, mamma mia. Era ora che ti finivo la vacanza a me. Grande Karim, ciao. Come stai, muldito? Bene, bene, non si vede sotto lo smalto è nero. Infatti lascio lo smalto, così non si vede nulla, facciamo finta di niente. Sì, è stata veramente brutta come cosa, perché ho preso una traiettoria un po' scomoda, perché tanto io se non è pettini è pignoranza. E praticamente mi è andata un po' troppo fuori pista la moto e ho preso il muretto, e mi si è chiuso lo sterzo e il mio dito stava esattamente in mezzo al manubrio e alla frizione. Un dolore che te lo dico a fare. Pensavo di essermelo rotto. Poi ho scoperto il ghiaccio spray. Ho detto vabbè, che figata. Infatti ne ho fatto scorta.
Ah, c'è adesso, c'è mezz'ora che sono qui, ti sei fatto male al dito, ben ti sta. Ma scusa, ma se tu non saluti, ma io come faccio a sapere che ci sei in live? Che le bici sono pericolose. Tremendo. Karim, sì, Karim. Karim è una garanzia. Niente, Karim è viziato. Come stanno tutti i tuoi super micioni? Che dicono quei musetti schiacciati? Karim vuole la ora quando arriva. Avevo salutato, ti giuro, non l'ho vista. Raga, voi l'avete vista? Prima donna. Slatan chi? Sto iniziando ad aggiungere un po' di giallo, nel frattempo che stiamo cazzarando. No! Ah, oddio, io pensavo un cucciolotto, mi ha preso un colpo. Poi dico, non è ancora tornato. E lì per lì ho detto, ma Karim è in grado di far tornare gli atti all'oltretombo. Madonna, ma è scappato. Vabbè, dai, le Hawaii sono piccole, dovrebbero ritornare. Sì, adesso mi fai la ola. Vai, Vai, ragazzi, tutti insieme, ola. Ola per Karim. Grande Matti. No, escono dal 5, adulti. Ma uno mi sa che è andato, non ci voglio pensare. Io sono acida, ricordi niente ora. No, io lo so, Raffa, che anche tu gli hai fatto la ola. Non possiamo non fare la ola al nostro The Rock, ragazzi. Matti, come va con la basetta? Te la sei fatta stampare? La basetta della vittoria? Io la voglio vedere, voglio le foto. Questa è l'unica Ma vi si vedono, raga? O non vengono? Sì, vengono. Ok. No, ogni tanto c'ho il terrore di non aver attivato la cosa, dico oddio. Già. Sì, poi con quella faccia, guarda, è perfetto il clap. Ma che è andata in cavalleria? No, Sara, come? Non gliela stampi? Ti sta boicottando, Matti, insisti. Te la deve fare monumentale la basetta. Nel dubbio, Muscia, punti gratis per tutti. No, mi dispiace, ho visto l'emoticon. Non mi preghi.
Così tocca dipingere pure. Capito chi comanda a casa mia? Così mi tocca dipingere pure quella. Come ti tocca? Se la dipinge lui, no? Scusa. O perché lui è il vincitore, per punizione, fa dipingere a te la vasetta. Ah, facciamo i signorini viziati, quindi. Vabbè, però ha giusta punizione per essere arrivata seconda. In famiglia, no? Ragazzi, come potete ben vedere, il metallo non metallo è figo perché metti le luci a caso e comunque viene. E beh, mi pare giusto il contrappasso. Ma io sono contenta per lui. Scena nel frattempo di Sara che butta la miniatura di Matti sul Sergio. No, scherzo. Forse. Ma ti hai controllato che ci sia sempre la tua miniatura, sì? No, no, addirittura in vetrina. Addirittura, guarda, mi ha sottolineato l'addirittura. Cioè, ti sta dicendo che già stai in un posto d'onore. E dietro quella di Alia, ma c'è. Bellino, Eli. Che dice Eli? L'avete più sentito? Ma sai che non la vedo da un po', perché non mi anima già a dipingere, ecco. Vedi, ero un attimo preoccupato. E lì è disperso. Bellino. Sarà divertito come un matto, immagino. Se prova a chiamarlo risponde la segreteria. Non c'è tempo. Adesso sto andando con il bianco, eh. Sarebbe, diciamo, l'ice yellow. Sto andando anche un po' di piatto con il pennello e non proprio di punta perché così abbiamo i famosi happy accident. Sono quelle pennellate non volute. Grazie per il follow. Thanks for the follow. E dicevo, gli happy accident, che sono praticamente quelle pennellate non volute che però danno un effetto figo. Quindi per questo sto andando anche un po' di piatto. O è bianco o è cielo? Diciamo è cielo con una puntina di bianco. Oggi lì piove e mi ha chiamato. Io ho risposto che
Cattivissima. Schieriamo un altro po'. Ragazzi, qualcuno ha aggiornato il server. Thanks for joining. Azazuel. Ammazza, che bello sarbido, ti piace, Matti? Sa. Poi facciamo le pagine e poi facciamo la basetta. Va a bagnare i pomodori. Sì, è entrato anche il disco e non ho letto male. Allora. Ok. Allora, facciamo una foto. Sì, ma poi quell'otto scarabeo è una figata, è certo. Poi fa la base con l'erbetta. Cara, se aspetti sta arrivando un orologio cagnoso che da qui, da qui da oggi pomeriggio. Allora, andiamo con le pagine. Io direi che Play at One Flash va più che bene. Appunto ci sono 20 gradi e appena smesso di piovere. Lei è nabbia. Pure la maglia di Footlooker. Precisa. A voglia. Quella era la parte più bella. Di Footlocker. Quella sì, è la parte che mi sono divertita di più a fare. Allora, vediamo se riesco a fare le pagine qua dentro. Ok. Ragazzi, se dovete dipingere questo arbitro, non montate il libro, non fate la mia stessa cavolata. Montatelo dopo, così potete dipingere con calma sia il libro che le righe della camicia. Ok. Allora, intanto che si asciuga il tutto e iniziamo a mettere la texture. Allora, la palettina mia per le basi, dove sta? Eccolo dimenticata. No, vabbè, gliela lasciamo così, però devo sistemare un po' il laterale lo scarpino, che era troppo scuro. Meglio.
Ah, vedi, mi sono dimenticata lo stecchetto del gelato, vabbè. Per fare la riga. Faremo a mano. Tanto ci fosse una volta che mi semplifico la vita. Levo un attimo la basetta perché sennò attacchiamo quel pitto. Allora, praticamente adesso passiamo questa texture per fare la terra, no? Poi col phon intanto accelero l'asciugatura, eccetera. Poi andiamo di dry brush con Gorton Brown e Ben Blade Brown, direi. Così lo lumeggiamo. Dopodiché prendo il Vinavil e mettiamo l'erbetta. O almeno spero di riuscire in quello che mi sto immaginando. La parte più difficile è mettere la terra qua dentro. La texture è questa qui, lo Stirland Buttermire. Avrei dovuto passare la texture prima, così mentre dipingevamo si asciugava. Ormai. Allora, ci siamo quasi. Vado da fuori poco. Sto un po' scomodo. Ok. Allora, vediamo se riesco a riempire il buco. Diciamo di sì. Ok. Fun. Allora, intanto che si asciuga un altro po', ripassiamo le pagine con il Played One Flash.
Poi con il Ragart, direi sì, con il Ragart ci facciamo, anzi con la Snake White Leather facciamo le con la wash le ombre. Allora, brucia, 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 brucia. Allora, beigiolino ce l'abbiamo, sì. Abbiamo pure un pennellaccio. Tanto indicativo che poi verrà coperto con il vinavil e l'erba, quindi ci serve giusto per. Allora, intanto che prendo il vinavil. Vinavil c'è. Un pennellaccio per il vinavil, ce l'abbiamo, sì. Yo, Gray! How are you? Good you all fine, thanks. Very happy of this referee. I really like it. And I'm doing the basing right now. Okay, allora. Wash fatta, poi quando si asciuga diciamo dry brush sopra per rimarcare le pagine. Allora, adesso dobbiamo un po' sporcare, no, anzi direi, asciughiamo. Asciughiamo, asciughiamo e facciamo le pagine, come abbiamo detto. Di essere il più preciso possibile. Scusate.
Ok. Allora, viene il tappo, si è incollato tutto. Allora, mi serve un pezzo di plastica, di carta. Aspettate. Sto mettendo un po' d'acqua. Spero che riusciate a vedere. Sta andando leggera leggera perché sotto la texture non è strasciutta, quindi intanto riporto via qualche pezzo. Ok, quindi adesso in teoria dovrei fare una cosa fighissima, vediamo se mi riesce. Sì, il pennello inguardabile, visto a cosa serve. Adesso, ragazzi, con l'erbetta. Proviamo. Vediamo un po'. Capo di sotto. L'avevo combinato. Era piena di erbetta. Ok, dai. Not bad. La cosa è che devo riempire quel buco là dentro, quindi devo riprendere la texture. Vediamo se con una mano riesco a fare tutto. Ok, vediamo se ho riempito quel buco. Sì, ok, ho un buco orrendo. Allora, aspettiamo un attimo. Che si asciughi. E poi ci manca solo da fare la riga. Che allora, mentre si asciuga, vediamo se trovo un bastoncino. Allora. Vediamo se trovo uno stecchetto per fare la riga. Vediamo, vediamo, vediamo se questo. Allora, mi sono presa a calci da sola, ragazzi. Va bene.
Sto pensando. Sto guardandomi intorno. Sì, mi serve un ghiacciolo. Allora, vediamo se posso. Dove potrei usare questo? No. Mi sa tanto che andrò a mano. Come al solito. Questa? Troppo. Però forse. Qui. Sì, lo sai, forse lo faccio con questo. Ok, quindi mi serve un botto di bianco. Un botto di bianco da sprecare. Vediamo se c'ho il ceramide white. Per lo stecchetto, lasciai che lo cerchi a tempo. Un ottimo modo per usare il ceramite white. Non serve a niente. Però possiamo usare per fare le righe del campo. Mamma mia, ragazzi, è stucco, lo vedete? Yeah. Mamma mia. Posso un bianco a casa con questo? Madonna. Sai, non lo posso usare manco per fare strisce. Sai cosa ho trovato? Posso immaginare cosa serve. Eccolo lì per usare la texture. È lo stecchetto della texture. No, vabbè, ragazzi, sto colore è la reincarnazione del male. Sì, è stupido. Mamma mia, vai, schifo. Sto vedendo se può essere una valida opzione, ma non so. Sto cercando in tutti i modi di dare un utilizzo a questo Corax White. Cioè, il ceramide white. Ti pare che spreco il mio varnish per questo? Per questo colore pieno di olio? Al massimo il thinner dell'airbrush. È un bianco, è il bianco base della GV, ma non li sa fare i bianchi. Cioè, è straconstatata come cosa. Allora, ci ho messo tipo un litro di thinner. Vediamo che succede. Però come al solito si è girato nell'altro verso. Tocco rapido per muro. Non sapevo lo facesse la sito del... hai visto? Ci devi mettere un po' d'acqua. Come scemento. Mamma mia. Che schifezza. Niente, no. Si cementifica a pallette così. Dio mio. È reincarnazione del male. Ci proviamo, raga. Vuoi rovinare una miniatura? No, la barba no. Solo che mi si ciaccia l'erba, mannaggia. Vabbè. Dai, c'è sta, figo. Mamma mia, figo. Raga, non vedo l'ora di fare tutti gli altri. Troppo bello. No, troppo figo, raga, troppo figo.
Allora, riposiamo sto schifo di colore. Posizioniamo il nostro amico qua. Ragazzi, abbiamo finito l'arbitro. Troppo carino. Vi piace? A me un botto. Però io ora non ci voglio, cioè ci voglio giocare, ma non lo voglio rovinare. Troppo figo, mamma mia. Ma sai che ci sta, tipo le righe di gesso dei campetti, anche se grumoso. Dai, sì, effettivamente ci ho pensato. Molto più realistico, dai. Figo. No, raga, mi piace troppo, sono troppo contenta. Ripassiamo qui la basetta nera. Allora ragazzi, domani lo streaming è anticipato dalle 2 alle 5, ahimè, per fortuna, e inizio il Lord Croc. Probabilmente faccio la parte del Jade, delle Jade, quindi le pietre, però ora vedo perché comunque lo devo montare tutto quanto. Davvero figo, sono contenta. Mi piace tanto. Sì, sì. Ok. Ma magari domani se si è assorbito troppo ripasso un po' il bianco del lucchetto, però direi che ci sta, dai. Bello, bello, così non rovini. Ah, se il capo non mette cose strane riesco a seguirti domani pomeriggio. Ok, perfetto. Eventualmente c'è la replica. E giovedì invece no, domani è 14-17 e giovedì invece c'è il serale e venerdì dipende a che ora torno da Ghianciano, posso fare pomeridiano, quindi 18-20 oppure di nuovo il serale 21-23 più o meno. Allora ragazzi, buona serata. Ci vediamo domani per chi riesce, se no ci sentiamo comunque su Discord. Un bacione, grazie per la compagnia.